Buonasera e benvenuti in questo mio primo video. Io niente, sono Tiziana, sono una mamma di 32 anni, sono sposata da 4 anni e abbiamo un bimbo con mio marito di 3 anni e mezzo, Federico. Nulla, sto iniziando un po' a pensare insomma, di voler iniziare a fare qualche video, in quanto è da circa 10 anni che cerco il coraggio di farlo, veramente, ma poi alla fine non lo faccio mai, perché comunque, insomma, mi vergogno, come un po' tutti. Nulla, oggi è la vigilia di Natale e nulla, io sono a casa. E a casa forzatamente, purtroppo, in quanto dal giorno 5 siamo stati colpiti anche noi da questo brutto virus che sta girando. E ora, per fortuna, siamo in fase di guarigione, e avendo una forma un po' più umana, ho deciso di iniziare magari a fare questo video, provare comunque a prendere un po' questa strada, anche se non so quanto durerà, non so se mai vedrete questo video in realtà, perché può essere pure che poi non andrò il coraggio di pubblicarlo, non lo so. Comunque siete clementi, vi prego, perché davvero ci sono voluti anni ed anni ed anni per iniziare questo percorso. Quindi, se mi state vedendo qui, è perché proprio sono arrivata al punto che forse ho detto: ma sai, alla fine lo fanno tutti, perché non devi provare anche tu? Proprio bello, motivante questo video. Comunque, allora io diciamo vorrei impostare un po' la mia pagina, insomma, il mio canale sul mondo del skincare, del make-up. Comunque a me piace tantissimo questo mondo. E ancora non ho ben capito come mi devo mettere, come un po' mi sto sentendo Lily Gruber, però voglio dire, insomma, sto cercando di trovare una mia dimensione. Ripeto, forse lo vedrò solo io questo video, eh? Cioè, quindi tutta questa ansia, per quale ragione in fondo? Nulla. Diciamo che fondamentalmente volevo intanto farvi un video un po' presentazione, farvi capire chi sono, le mie passioni, e poi magari anche, non so, fare qualche recensione di qualche prodottino. Questo mese non che io mi sia truccata, perché chiaramente dove devo andare? Sempre a casa, sempre a casa. Sì che io comunque, bene o male, anche a casa mi trucco, mi piace stare sempre in ordine, però capite bene che ovviamente non sono stata bene, quindi non era il mio pensiero primario truccarmi, ma sopravvivere, tra virgolette. Ora, a parte lo scherzo, ovviamente cerco di sdrammatizzare, però non è così semplice come si dice. Cioè, oddio, devo essere. Sono molto fortunata, siamo stati molto fortunati. Siamo entrambi vaccinati. Il bambino l'ha preso in modo asintomatico, si può dire. Però mi rendo conto che per tante persone non è stato così semplice. Quindi, insomma, sono anche felice per come sia decorsa la situazione. Nulla, diciamo che potremmo parlare un po' di qualcosina di, insomma, un po' più briosa. Niente, magari vi faccio vedere qualche prodottino che ho terminato in questi giorni di clausura, perché chiaramente cosa fai? Solo skincare puoi fare, perché dico, per evitare di sembrare un cadavere, ho iniziato a fare insomma, quello non l'ho abbandonato. E nulla, magari vi recensisco qualche prodottino così per iniziare. Ovviamente saranno 4 prodottini perché non vi posso portare, iniziamo il video e già vi porto le valanghe di cose. Potrei anche prendere anche la strada delle cose di casa, quindi non so, tutti i prodotti che ho utilizzato in generale che durante il mese,
come mi sono trovata, che opinione ho delle cose, se ve li consiglio, se non ve li consiglio, insomma, potremmo anche cercare di capire quale strada prendere. Comunque, fatto sta che ho questi prodottini che sto finendo, alcuni li ho anche terminati e ve li vorrei fare vedere. Allora, tanto un contorno occhi che secondo me è stata la svolta, cioè almeno per quanto mi riguarda. A me, diciamo, i contorno occhi non piacciono tutti, devo dire, ma questo comunque mi sono trovata molto, molto, con questo mi sono trovata benissimo, che è quello di Hello Body ed è il Cara Look. Questo comunque è veramente un ottimo contorno occhi. Ha una consistenza abbastanza cremosa ed è anche un pochino rosino, se vedete. Quindi diciamo che tende a illuminare molto lo sguardo e diciamo a un po' camuffare quelle occhiaie, insomma, che abbiamo tutti, bene o male. Devo dire che mi sono trovata benissimo perché illumina molto lo sguardo ed è anche profumatissimo, fa un odore di biscottini buonissimo, come tutta la linea poi, perché io questo l'ho preso in un kit con circa 50 euro con un codice sconto che ti dava la possibilità di avere degli sconti, ora non ricordo perché è da un po' che ce l'ho, dove c'era la crema notte, la crema giorno, il contorno occhi e poi anche una crema e una maschera viso. Che sembra si chiamasse Coco Wow, sì, molto buona. Io mi sono trovata benissimo con tutti i prodotti, consigliatissimi, profumatissimi e credo che li riacquisterò perché con 50 euro ho preso tutti questi prodotti quando alla fine, bene o male, con 35 euro compri solo a volte anche un contorno occhi, quindi alla fine conviene un sacco. Quindi questo approvatissimo, davvero, approvato, ve lo consiglio. Ovviamente se lo dovete comprare da solo, non so quanto vi conviene. Io vi posso consigliare di comprarlo in combo con altri prodotti. Altro prodottino è la crema viso, questa qui ovviamente giorno, Coco Day. Questa altra crema buonissima, fa un odore di biscottini, buonissima, proprio è troppo buona. Questa veramente la utilizzate al mattino, ma io a volte anche la sera in estate, che è un po' più leggera rispetto a quella notte che ora vi mostro. Questa è veramente una crema ottima, non lascia la pelle assolutamente unta, è ottima base trucco. Io ho la pelle mista, questa bellissima fortuna di avere questa pelle mista. E mi potete capire ovviamente chi è di voi all'ascolto con la pelle mista, sempre se non sono sola, sempre solo io all'ascolto, perché può essere che questo video non lo vedrà nessuno. E quindi questa ve la consiglio, devo dire, secondo me è adatta a tutti i tipi di pelle, tranquillamente. Questa è la crema notte, questa è molto molto più corposa, questa è la Coco Soft Crema notte. Questa mi sono trovata con questa molto bene, anche con questa, cioè la mattina mi alzo e tranquillamente ho la pelle anche abbastanza distesa, luminosa, morbida, quindi mi trovo benissimo. Ultimo prodottino che voglio mostrarvi per non annoiarvi troppo, che ovviamente è chiaro che non ho finito questo mese, perché dico questo mese non mi sono truccata, si può dire, è lo struccante di Fior di Magnolia. Allora, questo in realtà l'avrò comprato due volte nella mia vita, ma devo dire che perché io solitamente utilizzo il Garnier, quello col tappino rosa, e poi quello bifasico sempre Garnier. Comunque, diciamo che ne vario più che, infatti, in molti video avrete anche dei flopponi di quelli fantastici. Cioè, io distruggo i prodotti quando sono proprio per me un no. Veramente, poverini. Niente, io con questo mi sono trovata veramente bene, costa niente e strucca la qualsiasi, anche i mascara quelli più difficili da struccare, questo è veramente fantastico. L'unica cosa è che ovviamente dovete risciacquarlo, ma seriamente, perché ovviamente essendo bifasico vi lascia proprio la pelle unta e in più io risciacquo sempre anche le acque micellari, onestamente, con il detergente, c'è cioè proprio detergo il viso.
subito dopo essermi struccata a prescindere. Però questo a maggior ragione, perché davvero con questo vi vengono, cioè, i buboni proprio, cioè, se lo lasciate stare nel viso è la fine. Comunque, però, strucca tutto, costa pochissimo, quindi se volete qualcosa che costi poco e abbia una massima resa, sinceramente ve lo consiglio. Comunque, io adesso vi saluto, anche perché c'è il mio bambino che mi sta reclamando, e vi auguro un buon Natale, e ci vediamo magari in un prossimo video, e nulla. Ciao!